La trasmissione racconta un fatto molto preciso. Sì. Che alla fine di tutte queste storie, però, sì, quella che si è alzata in piedi e ha dato da un avvocato, ha denunciato, è la operaia che hai intervistato all'inizio a 800 euro al mese. E secondo me questa distinzione non è da poco e forse va sottolineata. Si è alzata in piedi e ha difeso la sua dignità a 800 euro in nero, chiamando un avvocato e facendo quello che bisogna fare per difendere la dignità femminile. E quello che diceva Eleonora Giorgi, attenzione, è molto importante. Cioè qua, lei dice a un certo punto, cose, io sono stata usata, fondamentalmente, se ho capito bene, anche come immagine quando ero piccolissima. Attenti a questo tipo di immagine. Se a 18 anni vieni usata in quella maniera, se a 20, a 21 fai lingua in bocca con il cane, attenzione, poi il messaggio che stai mandando rispetto alla società, come diceva Trevisan, è che te va bene così. Allora, attenzione, scusate, su questo, perché non si può non discutere, non si può non discutere del piano, del messaggio che si invia. Se il piano, che messaggio che si invia, è sempre avaloriale. E 20 anni dopo ti ricordi che sei stata traumatizzata? Io credo che i valori sono stati molto più radicati e stabili in quell'operaia che aveva senso della dignità di sé. Ma da un avvocato e denuncia. Ma non lo si fa quello che è successo. Arrivo da quello che è successo all'accenno che faceva Razzi. Anche lì era una cameriera che ha incrociato il presidente possibile della Francia e la cameriera ha fatto arrestare quel possibile presidente francese. Ma perché la dignità è delle donne lavoratrici? Titti di Salvo. E poi ci devono raccontare che l'eroina Titti di Salvo. E poi arriva a te, Francesca. Ma c'è un problema qua, Titti. Paolo, il vero problema. Sì, ma poi lo affronteremo. Per Giulia, esempio, Giulia, perché appunto quella, la signora, la ragazza, insomma, parlava di questo avvenimento e non aveva il coraggio di dire il nome. Perché purtroppo veniamo messe in croce. Io stessa, ragazzi, cioè se io non so, quel giorno nella stanza c'era lei, Dio e il regista. Dio. Ecco, lo sanno solo loro la verità. Ma il punto è che io a 20 anni non mi metterei mai contro il colosso più importante. E allora non andare in stanza a fargli il massaggino sulla però schiena. Però lei ha raccontato che perché era in una cena di circostanza. Il massaggio, cosa vuoi che ti dica? Che sei una donna. Quando denunci il regista di sinistra potente che ha tirato fuori il pene davanti a te a 16 anni, dici il nome, ragazzi, dici il nome e esatto, il cognome, esatto, perché altrimenti sei ma complice. Chieti, dici il nome, Francesca Carollo e poi la senatrice.